Cristian Zicche, partiamo con un'iniziativa diversa dai soliti stereotipi ai quali siamo abituati, B-Sport. Qual è la tua istantanea? La mia istantanea è che B-Sport è nato un anno fa esattamente come noi su InBiz e ha dato la possibilità anche a su InBiz di condividere con chi non è specialista, che non è specialista del mondo del nuoto, ma tutte quelle avventure, quelle notizie che il nuoto sforna tutti i giorni quotidianamente. Il mondo del nuoto è diventato sempre più showbiz, signori. Un anno particolare per il nuoto dove ci sono state poche soddisfazioni per quel che riguarda l'Olimpiade, ma in realtà tanto movimento per quel che riguarda il pianeta natatorio. Beh, certamente una fra tutte Pellegrini. Pellegrini e il compagno Filippo Magnini, che insomma hanno fatto non risultati all'Olimpiade, ma contestualmente si sono comportati, diciamo così, in modo tale che tutti quanti i giornali italiani, ricordiamo 25 copertine di settimanali a loro dedicati, hanno fatto esplodere il fenomeno Pellegrini un'altra volta, un anno dopo quello che fu l'anno prima a Shanghai, quando si parlò tanto di gossip, di quadrangoli amorosi. Ecco, su InBiz, nella fattispecie, analizza anche questo, che è una parte ormai imprescindibile dello sport. E soprattutto scopre le veneri del nuoto, visto e considerato che siete stati voi ad aver tirato fuori la Zanutto. Certamente, la Zanutto è stata un'occasione l'anno scorso di raccontare che le nuotatrici non sono più quelle delle DDR di 50 anni fa, con le spalle larghe 2 metri, i muscolacci, ma sono bellissime ragazze che possono tranquillamente calcare le passerelle della moda e hanno qualcosa in più da dire sicuramente. B-Sport e su InBiz cosa faranno d'ora in avanti? Beh, sicuramente B-Sport continuerà a condividere i contenuti di su InBiz e questo fatto di condivisione sicuramente aiuterà anche noi a ampliare il nostro pubblico. Chi è l'uomo nuovo o la donna nuova del nuoto italiano? Uno su tutti, Gregorio Paltrinieri, l'abbiamo visto all'Olimpiade, è sicuramente uno degli atleti che farà la storia del nuoto, io penso. Non ho la sfera di cristallo, ma mi picco di aver scoperto qualche atleta, e tu lo sai, nell'ultimo decennio. Gregorio Paltrinieri sarà la vera novità. Ovviamente la curiosità, dopo la Zanutto chi c'è? Dopo la Zanutto chi c'è? Questo non ve lo possiamo dire, perché veramente a gennaio sarà un sorpresone. Should have been.